Sorti i Monti Aure, dove 1200 fellah tunisini, barcata la frontiera di Algeria, hanno scatenato la rivolta. Mezzi di esplorazione giungono da Batna per ristabilire i collegamenti coi villaggi isolati dai terroristi. Pericoloso il rastrellamento tra le rovine di Tringhar, che offrono trincee e nascondigli agli insorti. A Kenhala sono stati uccisi un ufficiale e un soldato. Perquisizioni ed arresti, da cui risulta che i fuorilegge appartengono alle più varie nazionalità, ma nessuno è algerino. Ristabilito l'ordine, non si desiste da una severa sorveglianza.